sesta edizione della passeggiata della vita. La corsa non competitiva di 4 km organizzata dal gruppo Aido di Valdobbiadene per sensibilizzare e coinvolgere le persone riguardo la donazione di organi. La passeggiata della vita è la sesta edizione che viene fatta, ma quest'anno vogliamo ricordare in particolare i donatori giovani che hanno perso la vita in un incidente stradale. È Bortolin Sebastiano, questo giovane ragazzo, un bravissimo atleta, ma poi ci sono anche i fratelli Michele e la sorella Arianna Varago. Voglio dedicare proprio personalmente a questi giovani che hanno dato tutta la parte del suo corpo per salvare altre vite umane, ma anche tutti i donatori di Valdobbiadene, multiorgano e anche normali, perché con la loro donazione si può salvare tante vite umane. Noi dedichiamo questa passeggiata e altre manifestazioni che vengono fatte per far comprendere alla gente che la nostra vita può un domani donare e salvare altre vite umane. Ringrazio tutta l'amministrazione comunale, tutte le persone che qui collaborano con noi, le scuole, tutti quanti, perché così si fa comprendere ai giovani, questo è importante, far comprendere ai giovani che capiscono che un domani possono iscriversi all'Aido e donare. Perché io dico, Avis, Aido, siamo due come sorelle, perché se non si può fare il trapianto se non c'è il sangue. Così iscriviamoci sull'Aido, sull'Avis, che siamo contenti. Grazie e a tutti quanti che collaborano. Quest'anno l'Aido di Valdobbiadene, capitanato dal cavalier Luciano Tramet, ha voluto dedicare questa passeggiata ai fratelli Varago e a Sebastiano Bortolin nel loro ricordo, persone che hanno donato i propri organi, persone che sono sempre state vicine al mondo del volontariato, anche la famiglia. Ricordo appunto la mamma di Sebastiano che era consigliera dell'Aido nostro di Valdobbiadene. Una passeggiata che vede veramente tante persone presenti in piazza, e questo vuol dire che la passeggiata è organizzata bene, organizzata per una finalità giusta e perché anche ci tenevano a ricordare Sebastiano e i fratelli Varago, e questo è importante. Quindi un ringraziamento per tutti loro, perché in questi momenti si vede anche la solidarietà e l'aiuto verso le associazioni di volontariato, verso l'Aido in questo caso. Bella risposta, bella partecipazione, sono molti bambini e ragazzi che oggi sono qui, accompagnati dai genitori, dalle famiglie che con loro percorreranno questi 4 chilometri, questa passeggiata che vuole essere un momento di ritrovo, per trascorrere qualche ora assieme, camminando possibilmente in maniera spensierata, lasciando per qualche ora da parte quelle che possono essere le preoccupazioni, i problemi o comunque quello che insomma ci può distrarre. Quindi è una bella occasione, la giornata è buona, c'è il sole, quindi questo aiuta sicuramente a passare una bella domenica mattina. Sono molti partecipanti, mi pare che ogni anno si aggiungano sempre più persone a questa passeggiata per la vita, sicuramente a merito degli organizzatori a partire da Aido, ma tutte le associazioni che oggi collaborano. Vedo Valdo Group, vedo Niente Incendi Boschivi, probabilmente mi dimenticherò qualcuno e non me ne voglia male, però insomma anche oggi è chiaro che a Valdobbiadene il volontariato, l'associazionismo è impegnato, collabora per i ragazzi, per le famiglie, per i concittadini. Quindi questo è un bel messaggio, assieme al messaggio che quest'anno è lanciato dedicando questa passeggiata per la vita a Sebastiano, che ci ha lasciati prematuramente, in questo gesto di affetto verso lui, verso i suoi familiari, verso i suoi amici. 3, 2, 1, via! Con l'applauso di Piazza Marconi parte la passeggiata della vita. Anche il sindaco fa la sua passeggiata? Il sindaco fa un pezzo di passeggiata, perché purtroppo poi ho altri impegni istituzionali, però gli anni scorsi l'ho sempre fatta. È una non competitiva, quindi posso permettermi di
di partecipare. Sono convinto che oggi insomma, lascerà un qualcosa di semplice ma di importante. Quindi buona passeggiata a tutti. Percorso.